il 3 di gennaio in quel di Pomalino, provincia di Reggio Calabria. Esatto, esatto. Che cosa mi farà mai qua? Ma guarda, pensavo di saperlo, a questo punto me lo sto chiedendo pure io, visto che a me mi fanno di più. Che va a tacchinare le signorine al centro commerciale. E io sempre, ma proprio io proprio è la vita. Io sì, sì, sono proprio cacciatore. Ma io ce l'ho, ma perché mi ha preso? Porterai un po' di Calabria dentro la tua trasmissione. E se no venivo fino al centro commerciale del Bovalino. Ma lassù, cosa si pensa di noi? E ma lassù cosa... dove? Dove lassù... pensi che io stia? Scusa. A Roma, allora, a Roma. Cosa si pensa del nostro 26 di gennaio? Ah, della Calabria penso che non in questo momento se gliene frega niente a nessuno. Oggi è iniziata la terza guerra mondiale, rendo noto agli ascoltatori della radio che. Siamo, sì. Beh sì, insomma, diciamo una giornata un po' tesa questa, tra le altre cose, per cui gli Stati Uniti, Iran, insomma, è successo un po' di cose. Caspiterina, Iraq. Siamo poco informati in questo momento. Sì, vabbè, no, te lo dico, se ti arriva un missile qua, non è un caso, c'è un po' di tensione altrove. Ma non tanto per me e per te, quanto sì. Per il bravo Garco che ha fatto lì. Che non sa niente, sta lì che firma e non sa, magari lui lo sa. Grazie a voi. La conversazione è assolutamente delirante. A quel punto arriva la presidente del centro commerciale, la capa del centro. Grazie. No, noi gli sconti non ve ne facciamo. La proprietà del centro. Come nasce Garco al centro da Bovalino? Chi c'era in lizza? Garco e poi? E poi c'era... E qual era? No, a me muovo, vedi, tanto Garco non lo sa. Dai, che... non tanto che gli frega. Ormai... non è giusto ma, per guarda, altro. Posso dire, a Garco ormai i soldi gli sono arrivati, quindi che te frega, ormai è andata così. E abbiamo pensato che il personaggio maschile attira di più. Al centro commerciale. Mi sono venuto pure io, non pensano mai a me in queste occasioni. E no, vabbè, ma giusto. Ma io ho un target mio, lascia fare. Un applauso al centro commerciale di Bovalino, la situazione in sé. Ma c'era un altro appuntamento la stessa sera. Rischiavamo di fare tardi. Ehi, Pierfra, come va? Tutto bene. La cosa che non ha capito nessuno è che io stavo proprio male fisicamente. Stavo per svenire. Vero Antonio, sei testimone di... Cioè, ero... sono più di là che di qua. C'ho avuto un momento proprio che mi girava la testa, mancava la l'aria. La gente stava mietendo un'altra la vittima. Cielo, mamma mia. E in quel momento mi chiama. Ehi, vieni tu qua, tu con la barba. Sulle mani. Su... no, sulle mani oggi non si deve dire. Però adesso c'è un'altra età. Verso colpo grosso. Vabbè, la sai tu. Certo, ma tu sei giovane però. Ma come no? Allora, mettiamo le cose in chiaro. Io ho 50 anni, tu ce n'hai? 42. E tu? 38. Non potevamo masturbarci tutte e tre insieme come con no, te? Eh? Ma no, ma no. Allora, parte questa discussione surreale mentre andavamo verso Umberto Smaila. E lì in realtà poi ho capito dopo che avevamo ragione un po' tutti. Per diversi motivi, perché comunque parlavamo della trasmissione che era partita nell'87, poi ognuno pensava alle proprie esperienze in generale, comunque... No, io sono guarda che io sono più o meno dell'epoca tua, posta a market, colpo grosso. Scusami, io mi facevo... No, sono almeno 10 stagioni. Ma scusa, ma tu hai 38 anni, ce ne ho 12 di più, io già mi facevo le pippe quando tu dovevi nascere, capisci? Ho capito, ma quando io... queste sono delle grandi passi. Vabbè, che c'entra? È solo per contestualizzare. Sa casa. Non è che c'erano sempre le stesse cin cin tu abbracciami di baci. Sì, però tu hai visto le repliche, cioè so come dire. Anche le repliche, ma mi sono servite. Te sono servite, va bene. Questa è giustissimo. Un altro paio di maniche. Poi vabbè, c'erano le ragazze nella Rai. Poi siete nati con gli porn poi alla fine. No, ok. Comunque sì, no, vabbè. Cin cin. Grandissimo. Rotta verso Locri, no, per favore, sì. Andiamo. Questa la dai. Questa sicuro va. Guarda che bello che è. Ed eccoci qua. Umberto Smaila sul palco.
è qualcosa di imbarazzante. Allora, l'impatto... L'impatto è stato questo, siamo arrivati tutta una serie di grandi successi, la presenza scenica di Smile sul palco era quella che era, comunque la voce c'era, mi piaceva molto il gesto col microfono quando era di solito, stanno, lui era quando dava la voce al pubblico, era così, e incontro lei, Stefania, poi ne parleremo, che ci accompagna, entriamo dentro. Vabbè, questa è la tua città, adesso è inutile che te... No, è lui! È inutile che te ne responsabilizzi, è come no, chi ha invitato, l'ho invitato io. Senti qua. Comunque senti che repertorio che c'ha. Sanzuela, 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 dobbiamo aggregarci al trenino! Quando sta il trenino? Sta camminando! Era pure il trenino! Dove t'ho portato, eh? Oh, la. Non di... Ecco, dove? Niente! Non ho capito! Grazie mille! Grazie a te! Ecco come si diverte! Ci sono i candidati presenti adesso? Sempre, no? Sempre. L'hai riconosciuti? Ma quei pochi che sono di qui sì. Buona notte, la festa è finita e viva la vita. Ma quanto si stiamo a divertire, eh? Hai ballato, hai cantato, no? No, non canti e non balli. Non canti e non balli. E fa un po' di pubbliche relazioni, sì. Normali. Ma come normali? Te sto a vedere, te stai a baciare tutti quanti. Perché poi in realtà Umberto Smile attacca le sardine, le distrugge con tre parole, foto con Salvini, è uno dei cantanti più politicizzati del momento. Preferisco i delfini. Mo' ce fa colpo grosso, dai. Ha fatta già, quando ha fatta? Ma dai, ma te pare? La terza canzone che fa? Cin-cin. Ce fai cin-cin, cin-cin, cin-cin. Ricoprimi di baci. Cin-cin parte, che nessuna notte. Ne guardano tutti, Pier. Basta, vai. Lavora, lavora, professionale. Fiori anni del... Ce l'hai l'accendino? Vai. Cin cin, cin cin, ricoprimi di baci. Comunque hai visto che ha fatto l'ogri nel cuore proprio, ha baciato la maglia. È una minaccia per no, che più pagato e più torna. Ecco. Il Babbo Natale sopra. C'è da appena visto Smaila. Smaila, c'hai foto con Salvini, fai dichiarazioni contro le sardine, cioè alla fine è un artista schierato. Allora, questa è stata la serata. Finiamo questo pezzo, l'intervista con Stefania e con la sua storia. Ti è piaciuto? Quindi no. Tu sei dell'Ogri? Sì. E che fai all'Ogri? Sono un'impiegata. All'ospedale? All'Ogri c'è un problema dell'ospedale? Sì, all'Ogri c'è un problema che è legato a un diritto fondamentale, che è quello della salute. Questo nel disinteresse generale. Quali sono altri diritti negati? Sicuramente la possibilità di muoversi. Hai visto, hai viaggiato, hai visto le strade, o i collegamenti che noi non abbiamo. Tranne la possibilità di muoverci con la macchina, qui è difficile arrivare, è difficile ripartire con i mezzi pubblici. Uno da qua se ne va, poi se ne va. Se ne va. Tu mi dicevi prima che qua si viene solo per parlare sempre delle stesse cose, no? Ma uno perché non dovrebbe parlarne? Premesso abbiamo parlato adesso dell'ospedale. Ti hanno anche detto di far vedere le belle cose che ci sono in questo posto. Sì, certo, posto, certo. Di non far vedere solo il brutto. Brutto, sì, no, questo me lo dicono quasi tutti. D'Ndrangheta se parla molto. Magari non so quanto se ne parli a Logri, ma in Italia se ne parla moltissimo. Logri che ha un'immagine che è legata indissolubilmente al fenomeno 'Ndrangheta. Tu come l'hai vissuta, come la vivi? Come l'ho vissuta...
male, nel senso che questo territorio ha lasciato il segno in tantissime famiglie per bene. Ha ucciso persone innocenti che non solo per lavoro, quindi non mi riferisco soltanto a poliziotti, carabinieri, magistrati, ma persone comuni che semplicemente perché hanno detto no, perché hanno scelto una strada di disobbedienza o perché hanno pensato che la cosa più giusta fosse denunciare, sono state uccise. Tu mi chiedi come vivo io questa terra e io ti devo dire che sono tra quelle persone a cui questa terra no, ma l'Andrangheta ha tolto un padre, ha ucciso un padre. Sono una di quelle persone che è rimasta in questo territorio perché ha sempre sperato che il territorio potesse cambiare, perché non ha mai trovato giusto andarsene e che si domanda tutti i giorni però se ne valsa la pena. Sono una di quelle persone, come tante altre, che ha pagato un prezzo carissimo. Questo perché? Perché è nata a Locri. La vivo ancora chiedendo giustizia, perché per l'omicidio di mio padre, no, ancora ad oggi. Non quanto tempo fa è stato? È stato assassinato il 20 marzo del 1989. Qui a Locri? Qui a Locri. Non c'è una memoria al di fuori di questi luoghi. È molto difficile parlare di storie semplici, di persone che hanno reagito. Fallimento di qualcosa quando ammetti o racconti una storia in cui una brava persona viene assassinata. Ma c'è un processo in corso oppure una storia chiusa? No, è una storia chiusa perché è stato archiviato contro ignoti. Le indagini all'epoca non hanno dato una strada, poi comunque bisogna continuare a vivere, bisogna andare avanti come è giusto, perché sennò era veramente la fine di tutto. Siamo andati avanti, però sempre con questa grande pena nel cuore, che è quella di non aver avuto giustizia. Quando mi parlavi di diritti negati qui, ecco un altro che viene spesso negato, che quello della giustizia. Ti posso chiedere perché è stato ucciso? Mio papà era una persona per bene, ha voluto sempre denunciare le richieste estorsive. È nato come meccanico, poi aveva un'attività di rivendita di barche, motori marini, autovetture. Gli anni 80 qui era il modo con cui l'Andrangheta cresceva, con cui l'Andrangheta faceva i soldi, i sequestri e le mazzette, le estorsioni. Ne ha lasciato sul campo tantissime vittime, non solo dalle estorsioni, ma purtroppo anche dai sequestri, che non sono stati solo quelli famosi del nord. Su Bovalino ha avuto moltissimi sequestri di persone di Bovalino, di qualcuno non si sono avute più notizie e non sono più tornate a casa. Tu lo sai chi ha ucciso tuo padre? No. Mi domando sempre se è meglio sapere o non sapere. Tu vuoi sapere, immagino. Sì. La giustizia ha una profonda valenza di riconciliazione, cioè solo attraverso la giustizia veramente forse si riesce a ritrovare un senso in quello che è successo. Perché tu comunque sei rimasta qui. Non saprei dirti se abbiamo fatto bene o male. Comunque questa è una terra che quando l'ami profondamente. Locri è piccola, si può dire. Sì. No? Per 30 anni potresti. No, sì. Sei stata sì. Nello stesso spazio, condiviso pure da chi ti ha fatto una cosa del genere. Sì, ci pensi di questa cosa? Sì, ci ho pensato, ci penso. E tu hai accettato questa situazione? No, non è un accettarla, è proprio un voler pungolare, l'esatto contrario. Se vai via, magari cade tutto nel dimenticatoio, no? E non è giusto. È forse un buon modo per... Dici la presenza, il ricordo. Per tenere il ricordo, la memoria e provare a far cambiare. Dopodiché tu fai un'attività di sensibilizzazione sul tema, ho capito bene? Sì, da subito. Ho avuto la fortuna di incrociare sul mio percorso di vita personale l'Associazione Libera e l'opportunità di entrare a contatto con altri familiari, con altre persone che vivevano lo stesso percorso che ho vissuto io, un cammino in condivisione che ci ha aiutato a capire in un paese dove la memoria per tutto è una fatidità, come riuscire insieme magari a portarla avanti. Abbiamo una bella generazione di ragazzi che crescono. Speriamo noi adulti di essere dei testimoni altrettanto validi, perché di questo hanno bisogno. Vabbè Stefania, grazie. Grazie a te. Oh, non facciamo che ci vediamo solo ai concerti di Smile, eh? Dai, veramente, basta con questa cosa. Grazie. Un applauso a Stefania. Allora, in velocità, se riusciamo a essere sintetici, un parere tutti quanti, Costanzo, su quello che hai visto, questo viaggio calabrese. L'unico luogo dove sono mai stata minacciata per il mio lavoro di giornalista è stata la Calabria, vicino a Reggio Calabria. Ci sono andata